Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. 6 dipendenti della fabbriceria di San Marco sono stati licenziati in quanto avrebbero fatto la cresta sui biglietti d'ingresso alla Basilica e al Campanile di San Marco. Non solo. In base alle prime ricostruzioni, 6 addetti alle biglietterie avrebbero fatto pagare anche categorie esenti, come gli accompagnatori delle persone con disabilità oppure i minorenni. La Procuratoria di San Marco di Venezia, si legge in una nota ufficiale, ha ritenuto inevitabile interrompere 6 rapporti di lavoro con propri collaboratori preposti alla riscossione dei contributi di accesso ai propri siti. A seguito di rigorose indagini interne e nel rispetto delle procedure di contraddittorio previste dal diritto del lavoro, prosegue la nota, sono stati accertati i fatti che hanno determinato il venir meno dell'indispensabile rapporto di fiducia con i diretti interessati. Cambiamo argomento. Le previsioni dell'ARPA Veneto confermano che domenica 27 agosto potrebbe essere l'ultimo giorno di disagio intenso nel territorio comunale di Venezia, grazie ad un drastico calo delle temperature atteso per lunedì 28, che porrà fine a questa lunga ondata di calore. Ancora per 2 giorni, tuttavia, spiega la Protezione Civile del Comune di Venezia, le temperature saranno di molto sopra la media e la qualità dell'aria assai scadente, con i potenziali rischi per la salute delle persone, in particolare anziani, neonati, bambini con meno di 4 anni, donne in gravidanza e persone in condizioni fisiche non ottimali. È bene pertanto continuare a osservare i comportamenti e le precauzioni per proteggersi dal grande caldo associato ad una qualità dell'aria, come detto, assai scadente. Ulteriori dettagli nel nostro sito notizieplus.it. Sopralluogo del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro nel cantiere del bypass Gazzera Castellana, dove la nuova viabilità sta prendendo forma, dando vita a un collegamento alternativo dalla Gazzera a Mestre, che ridurrà le code che nelle ore di punta trasformano spesso questa zona in un ingorgo urbano. La nuova viabilità collegata andrà a risolvere il problema del rischio isolamento per quanti vivono tra i 2 passaggi a livello della Gazzera e le stradine limitrofe. Ci sarà inoltre il collegamento dei percorsi ciclopedonali tra via Brendole, via Castellana e la stazione Olimpia. I lavori porteranno anche alla realizzazione di una fascia verde di separazione tra la nuova viabilità e il rio Cimetto. L'investimento per la realizzazione delle opere è di oltre 10 milioni di euro e la conclusione dei lavori è prevista per fine primavera del 2024. E partiranno lunedì 28 agosto i lavori relativi all'intervento di realizzazione di ciclovie urbane, primo lotto, che rientra nel progetto di rafforzamento mobilità ciclistica. Si tratta di un investimento per complessivi 880.000 euro che porterà alla realizzazione di 3 km di piste ciclabili entro il 31 dicembre 2023. I lavori riguarderanno via Miranese, via Camarcello e via Torino, quest'ultima solo per la messa in sicurezza di 2 attraversamenti ciclopedonali esistenti. I lavori verranno eseguiti a tratti, evitando le ore di punta della mattina, pranzo e sera. Subito dopo la fresatura e l'asfaltatura si potrà circolare a doppio senso di marcia nei tratti appena realizzati, commenta l'assessore comunale alla mobilità Renato Boraso. Questa sarà la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguiti. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua.